Oggi siamo qui all'Aquila per presentare il progetto Allenarsi per il futuro, sia presso la facoltà di economia e poi più tardi anche presso la facoltà di ingegneria. Allenarsi per il futuro è un progetto che vuole dare il proprio contributo alla problematica della disoccupazione giovanile. Oltre il 39% sono i giovani tra i 15 e i 24 anni che sono alla ricerca del primo lavoro. Bosch, multinazionale tedesca, una fondazione, ha sviluppato su tutto il territorio italiano questo progetto che insieme ai suoi compagni di viaggio, tra cui Randstad, incontra scuole e università per raccontare le dinamiche del mondo del lavoro utilizzando la metafora dello sport. Metafora dello sport che insegna che bisogna allenarsi, e da qui il titolo, che bisogna avere passione, bisogna avere il sogno, e questo che racconteremo anche oggi qui all'Aquila con due campioni olimpici, la medaglia d'oro del judo Pino Maddaloni e con la medaglia d'argento per la ginnastica ritmica Fabrizia D'Ottavio. Allenamento, resilienza, sono queste le dinamiche che vogliamo raccontare ai ragazzi dell'Aquila, e oltre alle attività di orientamento offriremo anche dei tirocini formativi, che noi crediamo che un'ottima teoria va soprattutto coniugato con la possibilità di pratica. Questo è il messaggio che il progetto Allenarsi per il futuro vuole dare alla città dell'Aquila, e oggi quindi faremo questa presentazione. Sono Fabrizia D'Ottavio, olimpionica di ginnastica ritmica. La mia ultima gara risale a qualche anno fa, Pechino 2008, le Olimpiadi del 2008, ma da allora fino ad oggi lo sport continua ad essere per me fondamentale, ed è proprio per questo che ho aderito con grandissima gioia al progetto di Allenarsi per il futuro. Lo sport come metafora di vita, vita permeata di valori importanti come l'impegno, come la passione, il sapersi dare delle priorità, il gioco di squadra, tutte cose che hanno caratterizzato profondamente la mia vita di atleta e che in qualche modo cerco anche di, sulle quali cerco di far forza per la mia vita attuale di ogni giorno. Ed è proprio questo il messaggio che cerchiamo di portare in tutti quanti i nostri incontri con i ragazzi più grandi delle università, ma anche con i più piccoli delle superiori, per invogliarli in qualche modo a credere nel proprio sogno, a battersi e a lavorare in vista di un obiettivo grande, senza lasciarsi prendere da paure e timori, ma credendo profondamente in se stessi. Buongiorno, Pino Maddaloni, judoka, ho vinto le Olimpiadi a Sydney e qualche altra gara, ma la mia migliore esperienza è stata conoscere il mondo dello sport. Ho fatto un percorso pieno di emozioni grazie agli incontri, ai posti che ho visitato, i valori dello sport, rispetto nel prossimo, senso del sacrificio, rispetto delle regole, tante amicizie e anche punto di aggregazione. Oggi con questo messaggio diciamo ai giovani nel progetto Allenarsi per il futuro, grazie a Bosch e Randstad, di prepararsi, allenarsi, perché l'occasione verrà e loro devono farsi trovare pronti, perché il mondo del lavoro è un qualcosa di bello, devono scegliere quello che gli piace per poi metterci entusiasmo e tanta voglia, in modo da non guardare né l'orologio né il giorno della settimana, ma andare al lavoro con tanto sorriso. Ciao.